Wrestling. E ciao a tutti, squali e pesciolini, benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Come al solito sono Emanuele98 e oggi sono in compagnia di Mami Didi. Ciao ragazzi! E siete scoglionati? Non ci sono. No, non c'è. Allora, in questo video cosa faremo? Io ho creato un mazzo, che è questo qua, dopo ve lo spiegherò. Prima cosa facciamo però? Andiamo a farci un amichevole con il nostro amico Mami Didi. Ecco, e quel bastardo non mi ha voluto dire il tuo mazzo. Allora, perché cosa volevo fare? Volevo spiegare il mazzo e poi fare... Non le sto fare... giocando. No, no. E così infatti, non sto giocando. Oh Cristo. Una mamma di Lanfranco in live. Comunque... Hai visto? Volevo prima spiegare il mazzo e poi fare l'amichevole, però poi ci ho pensato sopra. Ho detto facciamo prima l'amichevole e poi gli spiego, il mazzo, sennò mi dice i punti deboli, i punti di forza del mio mazzo. Allora, dai, mamma. Puoi spiegare prima il mazzo? Accetta, accetta, veloce, Mario, accetta, se no accetta qualcun altro. Secondo me il punto forte è il mana. Senza il mana perde. Mami. Oh, sì, stai buono. Ah, ecco, ecco. Ma sei livello 5, come fa a stare in arena 5 se è livello 5? Allora. Sto fuori. Ma che sei fuori? Come fai? Lanfranco è livello 5, sta in arena 5. Invece che è da un sacco che non gioco, eh. Le scuse, quelle scuse. Mami, la voce di Clash, sei proprio pregato di toglierla proprio. Prescindere. Mario! Aspetta, sto passando. Sì, vabbè, ma se perdo per questo motivo non è... Cioè, ma... non vale. Ne faccio un'altra, possiamo... Guarda, guarda, non vale. Sì, non... sì, non ma... Non vale, mi hai fatto togliere la voce di Clash. Sì, ma è la voce di Clash il problema. Pizza di me. Sì, c'è la Valkyrie che fa... Non vale così però. Le scuse, le scuse, le dette scuse, le dette scuse. Sì, ma è livello 5, ma è normale. Ma sta in arena 5, come fa? Quello è il fatto. Vabbè. Perché stava prima e non è più sceso. Prima tutti erano livello 5, ora invece no, perché... Cioè prima era il massimo livello 5, come funziona? No, però se era appena uscito il gioco non è che già nasci lì, livello 20. Chi te l'ha detto che non nasce livello 20? Ma Mario c'è il cazzo duro e lascia nascere. Mia mamma. No, mamma. Cazzo! Ah, sì. Che culo di merda che c'è. Ti massacro il... No! No, la mia mamma! Allaghi. Allaghi. Ma tu non ce l'hai la scarica, Mario? No, c'ho la diarrea, c'ho. Allaghi. Unlaghi. Una combo, scarica di diarrea. Sì, vabbè, ma non vale sta partita, mi hai fatto fare il volume, te lo dico, E dopo ne facciamo un'altra, dai. Sì, facciamo una droga. Ma secondo me Mario c'ha le truppe livello 2. No, guarda che ce le alte. No, sono forti. Con questo mazzo mi sono fatto il culo per salire. Ma Emanuele mi ha appena preso per il culo cosa? Perché? Io lo so che sono basso, però cioè non dirlo che sono basso. What? Hai detto che le sue truppe sono alte? A me? No, c'è le truppe troppo forti, non ci posso fare un cazzo. Guarda che non c'ho niente in più a te. Ehi, cazzo. Poi mi hai fatto, abbassare il volume. Vabbè, ma li facciamo? No, mi ha fatto abbassare il volume, ragazzi, no. Me l'ha brutto verso... Ti spiego il mazzo, dai, No, okay? Mi spieghi il mazzo. Zitto, guarda che mi deve farla... Aspetta, vai. Vai, ah. Sì, Mix mi ha chiesto di giocare. No, vai, accetta il mio, vai. Se no tu dopo... Aspetta, no, stoppa, che devo aprire i bauli almeno. Aspetta, mi ha accettato sì, Mix. Vabbè, stoppa il video, a dopo. E rieccoci, ragazzi, Mavid si è aggiustato il mazzo e adesso gli facciamo il mazzo. Oh, che fa il mazzo? Gli facciamo il mazzo. I fiori! È normale, ragazzi, dai. Dopo questo spiegheremo il video, apriamo un baule, perché io ce l'ho, quindi no. Sì, io ce l'ho grande, tu ce l'hai piccolo, bla bla bla. Ce l'ho grande. Io ieri ho droppato un baule super magico. Ma tu fai schifo, ma cosa gli fa un video che apri un baule super magico? Ma è una brutta persona, mamma, guarda. Pensa solo ai fatti suoi, incredibile. È normale, ho trovato anche la leggendaria. Allaghi. Sì, ma buona, che sti cazzo. Allaghi. In questo cazzo di mago di merda. Allaghi. Ma non ce l'hai le frecce?
Ah, di peggio. Se non hai messo le frecce in un mazzo. Non c'ho, non uso le frecce. Ha messo la palla di fuoco, sì, sì. Vabbè, sì, ci sta. O metti la palla di fuoco. Non ci sta. Lanfa, fidati. Beh, Lanfranco è pro, che ti devo dire? È provolone. Ho un prosciutto. No, 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 no. Ti sta per arrivare un bombarolo matto. Cielo grande. Cosa? Unlucky. Unlucky. Ma mi dovrei fare la palla di fuoco. Unlucky. Ti sì. Posso insegnare una cosa? Ti posso insegnare? Posso insegnare un po'. Allora, quando tu metti qualcosa di attacco, gigante, quel che sia, mongolfiera, buttagli sì. Subito dopo le frecce sopra. Frecce, palla di fuoco, quello che è. Subito. Perché gli, sì. Allora, se ti va bene, gli uccidi l'orda di guerra avversaria e vinci. Cioè vinci nel senso che gli fai la torre. Se ti va male perdi la torre. Sì, se ti va male perdi la torre. Tua. Se ti va bene. Aspetta, se ti va bene gli fai la torre e vinci. Te lo giuro. Se l'altro va un attimo un po' in ritardo, sei fottuto. Te lo giuro, non so quante volte l'ho fatto. E ma. Di chi parlate? È assurdo. Le fece subito dopo che hai messo. Ah sì. Guarda, carne da macello. Spiegata io. Beh, cioè non per dire. Lo so, ma non l'avevo mai fatto, pure quando me l'hai spiegato tu lo so. Allaghi, fai schifo, ma. Tu fai schifo, rotugazzo. Rotugazzo. E dai, la smetti di mettere il gigante. Cazzo, gli ho spiegato la come che doveva fare, ma con la fa per un genio. Mamma. È piccolo geniaccia. Vabbè, se non ce l'ho, che devo fare? Ah, scusa. Vabbè. Hai perso la tour, però. Se non ce l'ha, devi farlo di silicone. C'ho le carte troppo deboli. Il mazzo non è ancora completo, è ancora in fase di costruzione il mio mazzo. Poi ho smesso di giocare per un po' e non ho so c'è Magic. Dai, dici lo stavo potenziando. Scusa. Dillo che ti piace il mazzo. Vai, ma mandali quelli a fare in culo. Quello ma sempre. Sì. Vabbè, ha perso di nuovo un laghi. Allora, mo io ricomincio a giocare, c'è il mazzo come si deve e te lo faccio. Allora, io spiego subito sto mazzo. Allora, il mazzo è composto dal mago, orda di sgherri, bombarolo, valchiria, scarica, gigante, moschettiere e goblin lancieri. Allora, la cosa più bella di questo mazzo è la combo tra gigante e stregone. Allora, essenzialmente in arena 5-4 quello che è, se metti il gigante o qualsiasi cosa di tank avanti, loro ti metteranno subito gli sgherri. Con lo stregone, gli sgherri cioè lo stregone li shotta gli sgherri. Ma veramente gli shotta. Due hit ha shottato tutta l'orda di sgherri. Quindi è un counter degli sgherri. L'orda di sgherri, quel che sia. Quindi la bomba essenziale è gigante e stregone dietro. Gigante che tank e stregone dietro che uccide e fa danni. Tutte le altre carte possono essere sia utilizzate per difesa che per attacco, come avete visto nel video, cioè nell'amichevole prima. Quindi. A voi la parola, praticamente. Secondo me, allora sì, è poco di attacco sto mazzo, però è molto buono per difesa. Se riuscite a buttargli una terra, difendete un amore. Infatti Mamid non riusciva proprio ad attaccarmi. Lascia stare per le carte quel che sia, ma tipo devo buttare orda di sgherri, bombarolo, valchiria, potevo usare il gigante per tankare tutto. È molto difensivo, ma come ma si dice? Attaccante. Come si dice? Con la difesa sì? Sì? No, con l'attacco si vince, l'Accademia di Sun Tzu dice questo. Ma va a caga. Ma va a caga. La migliore difesa è l'attacco, si dice. Sto giocando. Infatti. Allora, sto giocando in arena 5, sto vincendo, porca puttana, perché con te ho perso? Perché sei scarso? Perché contro trovi gli scarsi come te. I mongoplegici. Emanuele non trova gli scarsi, perché perde? Allora. Perché c'è Emanuele, quello ah, è. Oh, ma perché? Ma voi siete cessi? Siete due cessi, comunque. Detto questo, io apro il baule, siete pronti? Siamo un baule d'argento, apriamo veloce. Un cannone, goblin. Un cannone. Sì, non c'è maluccio il cannone. Allora, nel prossimo video, se ci sono mammi e tutto, e tutti, non lo so, vorrei organizzare una cosa tra clan, tipo degli amichevoli. E non un torneo, ma sì, un torneo, ma come viene. Cioè, sì, comunque. Sì, ma torneo alla cazzo di cane. Alla cazzo di cane, sì, torneo alla cazzo di cane allora.
Quindi nel prossimo video vi faremo vedere un bel torneo alla cazzo di cane, come si dice. E io che batto Mami sicuramente. Sì, sì, certo. Il finalista sarò io con Mami. Non è vero, è impossibile. Cioè, abbiamo gente molto forte nel clan. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se il mazzo vi, cioè, vi piace e se è forte. Lasciate tanti like e seguiteci sui social. E ciao ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.